C'è un microfono mancante. Sì, sì, io devo, ho un impianto totale. Magnifico, è qui per solidarizzare con i dimostranti. Beh, non si può non solidarizzare per un problema che obiettivamente è estremamente forte a livello nazionale, che è quello del diritto ad abitare anche in un luogo che si è scelto come luogo di studio, stiamo parlando in questo caso ovviamente di studi universitari, e per i quali non ci sono soluzioni adeguate dal punto di vista abitativo. Le soluzioni adeguate intendo ovviamente soprattutto soluzioni sostenibili anche dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista del decoro e della qualità degli alloggi. Questo è un problema che è noto da tempo, su cui si sta lavorando a livello locale, qui siamo a Modena, a livello nazionale, è un problema che il sistema deve risolvere. E il sistema deve risolvere vuol dire che un singolo attore non può essere, diciamo, l'unico a, con una bacchetta magica, a trovare una soluzione definitiva. Cioè, credo che la soluzione possa derivare solo dall'interazione fruttuosa di una serie di attori, che sono quelli istituzionali ma anche i privati, gli attori privati che ovviamente siano in grado di mettere a disposizione alloggi già esistenti, di ristrutturare alloggi già esistenti o di progettare la costruzione di nuovi alloggi che permetta di superare questa emergenza. Ecco, si è parlato di caserme vuote, di edifici sfitti, quanto è realizzabile questa ipotesi? Sulle caserme sinceramente non so rispondere. Sugli alloggi sfitti tutti sappiamo che nelle città italiane ci sono un certo numero di alloggi non occupati, che può derivare da tutta una serie di motivi ovviamente. Io credo che se si instaura una politica di incentivo per quanto riguarda la possibilità di affittare anche alloggi non utilizzati, questo potrebbe essere un grande aiuto. Voi come conferenza dei rettori che potere avete su questo tema? Cosa potete fare voi in concreto? Noi possiamo esprimere una posizione che ovviamente nei riguardi del governo, che devo dire sta già agendo in questa ottica, perché ha messo in atto una serie di iniziative sia su fondi PNRR, ma non solo, su fondi ministeriali, diciamo, classici, tradizionali, che consentono agli Atenei, attraverso dei bandi competitivi, di accedere a risorse per ristrutturare o costruire nuovi alloggi. Quindi non si può dire che non ci siano risorse a livello nazionale per il medio termine, dove per medio termine però sappiamo tutti quali sono le tempistiche di realizzazione di alloggi o di ristrutturazione di alloggi, che si misurano non in settimane, non in mesi, ma in anni. Ci sono degli studenti? La situazione appunto qual è? Sappiamo che sono meno due progetti in merito alle tempistiche che chiedono. Sì. La situazione è che i progetti sono più di due anche. E un progetto già avviato e finanziato è un centro storico, riguarda la ristrutturazione dell'ex caserma dei Carabinieri di Santa Eufemia, ed è sicuramente un progetto di grande prestigio, di grande interesse. Fra l'altro sottolineo che si tratta di un edificio storico che è proprio accanto sostanzialmente a una delle nostre sedi, il centro storico, che è quella di Santa Eufemia. C'è un altro progetto per cui noi insieme al Comune abbiamo fatto una domanda di finanziamento per uno dei bandi a cui facevo riferimento prima, il bando ex legge 338, che riguarda la possibile ristrutturazione di un altro insieme di fabbricati nello stesso rione, sostanzialmente fra San Barnaba, via Bonacorsa e via Carteria. E anche in questo caso stiamo parlando di diverse decine di posti letto che potrebbero essere resi disponibili, però in questo caso devo dire stiamo attendendo l'esito del bando ministeriale.
quindi non sappiamo ancora se saremo finanziati. E poi ci sono altre iniziative che sono però in fase, diciamo, meno avanzata, meno strutturata, e che potrebbero portare a, se tutte diciamo, realizzate, all'implementazione di alcune altre centinaia di copyleft. Quindi non si può dire che come istituzioni modenesi non ci poniamo il problema e non ci stiamo muovendo da questo punto di vista. Però il problema deve essere visto sui diversi atti temporali, cioè tutto questo di cui stiamo parlando, come accennavamo prima, richiede qualche anno, diciamo un paio d'anni nella migliore delle ipotesi, e c'è il problema degli studenti che oggi, settimane, mesi, non hanno trovato un alloggio adeguato, o se l'hanno trovato, hanno trovato prezzi oggettivamente più alti. Ci sono anche studenti che rinunciano a stare a moda per questo problema, quindi bisogna in qualche modo... Sì, sì. Naturalmente un'altra possibile soluzione riguarda l'abitazione al di fuori di quello che è il comune di Modena in senso stretto, diciamo, quindi chiaramente sono delle abitazioni, degli alloggi, delle soluzioni abitative che richiedono degli spostamenti e quindi complicano la vita degli studenti. In alcuni casi, in alcuni comuni, possono esserci, insomma, delle opportunità per questo punto di vista. Grazie mille. Una protesta che si espande è arrivata anche a Modena, dove il problema degli affitti per gli universitari c'è in assoluto come nei grandi centri. Ecco, una protesta che ha preso forma con queste tende, anche qui. Fin quando rimarrete, che cosa lanciate come messaggio? Allora, sì, sicuramente è una protesta che ha preso piede anche qui, perché comunque dobbiamo ricordare il fatto che Modena sia la terza città per caro affitti in Italia, e quindi questo ci porta ad avere un grande problema, un problema che come studentesse e studenti sentiamo sulla nostra pelle. Abbiamo deciso di protestare proprio con le tende, che sono l'emblema, il simbolo di questa protesta. Abbiamo deciso di fare un sit-in per il momento, che durerà solo per questo pomeriggio, perché abbiamo intenzione di porci comunque nei confronti delle istituzioni, di aspettare una loro risposta. Se questa risposta tarderà ad arrivare, allora non ci faremo problemi e siamo anche disposti ad accamparci qui davanti all'università, come hanno fatto in tantissime università d'Italia. Il problema è complesso, va affrontato ponendo delle condizioni, non può essere risolto sicuramente da un giorno all'altro. Secondo voi quali sono le modifiche che potrebbero essere apportate in questo sistema che così non funziona? Allora, sicuramente ci vogliono dei forti investimenti a livello nazionale su tutto il tema del diritto allo studio, sull'università più in generale e sulla residenzialità universitaria. Sappiamo che comunque qui a Modena ci sono in prospettiva, ci saranno due nuovi studentati, ed è un qualcosa che noi apprezziamo sicuramente da parte dell'università, però sicuramente questa qui è una risposta a lungo termine, una risposta che dovrà vedere passare comunque alcuni anni per la costruzione di questi studentati, e chiediamo che ci sia anche una risposta nel breve termine sia da parte dell'università sia da parte del comune su questo tema. Quant'è la media adesso per un ragazzo che vuole insediarsi a Modena, stare a Modena, di una stanza in media? Allora, noi abbiamo fatto un questionario sul tema affitti che ha ricevuto più di 1300 risposte, e la media che si vince da questo questionario è di 350 euro per una stanza singola. Il dato però comunque sicuramente tantissimo più preoccupante è che molto spesso si arriva a pagare sui 500-550 euro per una stanza in affitto, e questo diventa un problema veramente eccessivo, perché non si ha la possibilità di pagare tutto questo per studiare, perché poi il problema è che si paga tutto questo per studiare, ma è un problema tra l'altro anche più trasversale di così, perché in questa situazione possono incombere anche giovani lavoratori e giovani lavoratrici che comunque vengono sul territorio per portare manodopera, per lavorare, e comunque si vedono limitati e limitate da questo punto di vista.